Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Vorrei dirvi la mia opinione su alcune carte che secondo me potrebbero essere buggate. Ovviamente non ho visto tutte le carte di FUT21 perché non sono uscite tutte nel database di FUTWIN, quindi di conseguenza ho fatto riferimento a quelle che attualmente ci sono. Giorno 15 di dicembre. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Se volete vedere la continua di questa serie, perché porto giocatori al momento della Serie A e della Premier League, lasciate un commento qui sotto. Ovviamente molti diranno: Giovi, non hai capito niente, non sono questi, eccetera eccetera. Ci sta. E ci sta anche spiegare il motivo per il quale si dicono certe cose a volte. E questa è una mia primissima impressione, ecco, a primo impatto, su alcuni giocatori che secondo me in base ad alcune stats potrebbero essere buggate in base al ruolo. Il primo della Serie A, primo non per numero, primo così casualmente, è Frank Yannick Kessié. Perché vedendo queste stats ha tutto sopra i 71 per un 77 generale. Abbiamo un 71 in velocità, un 72 in tiro, 71 in passaggio, 77 dribbling difesa, un 87 in fisico. Questa carta è come ruolo centrocampista centrale, ma secondo me come mediano sarebbe davvero interessante. Non ci sono altre, diciamo, statistiche al momento, però secondo me questa carta a inizio game può essere davvero bella buggatina a un prezzo accessibile. Osimhen, questo secondo me potrebbe essere un pochino più costoso, però anche questa a inizio foot potrebbe essere una bella cartina, con 79 in generale, in tiro 79 e fisico, 73 in dribbling e 87 in velocità. Sappiamo molto bene che a inizio foot le difese sono molto lente, a meno che uno non inizi già con giocatori veloci, quali magari un Sergio Ramos, un Koulibaly, eccetera, e quindi difensivamente parlando è già una difesa veloce. Però Osimhen con queste stats può essere interessante a inizio game. Anche Rebic, belle stats, 88 in velocità, 80 in tiro e in fisico, 79 in dribbling per un 79 di overall generale. Delle stats davvero interessanti a inizio foot, quell'80 di tiro può essere molto molto interessante. Poi magari con uno stile intesa quale cacciatore o un altro stile intesa che gli vada ad aumentare velocità, tiro e fisico, quale Falco ad esempio, possiamo renderlo davvero molto più interessante. Questo è anche da tenere d'occhio. Veniamo all'ultimo, penultimo giocatore, Bernardeschi. Strano da dirsi, ma è un 80 in generale con 80 di velocità, 83 di dribbling, 80 di passaggio e 75 di tiro. E come ruolo COC, per questo l'ho voluto inserire, perché se fosse stato esterno, no. Ma da COC queste stats sono abbastanza interessanti. A 5 di skill però non escono le piede debole. Le stelle piede debole dovrebbero essere secondo me 3-4, ecco, a parer mio. Forse più propensa al 4, ma vedremo. Se voi sapete già le stelle piede deboli Bernardeschi, lasciate un commento qui sotto. E devo dire che con queste stats un 80 generale molto interessante. L'ultimo sarà sicuramente costosissimo. Si tratta di Theo Hernandez, francese del Milan, bel upgrade. E ha un 92 in velocità, 74 in difesa, 77 fisico e dribbling e 73 in passaggio. Per un 80 in generale veramente ottime stats. E quella velocità sarà sicuramente utilissima sulla fascia. Bisogna andare a vedere anche magari il passaggio come sarà e la fase difensiva, sono quelle cose che un filino mi preoccupano, ma in linea di massima sarà anche questo buggato, magari all'inizio molto costoso, però poi andrà a cadere e secondo me sarà utilizzato anche verso dicembre, ecco, secondo me. Veniamo ora ai giocatori della Premier League. Il primo è Luis Javier Suarez, sempre a inizio foot. Questa è una bella carta per un 75 di rating, 78 in tiro, con 80 in fisico e 86 in passaggio. Qua 71 in dribbling, bisogna vedere come è suddiviso, anche se vedremo un po' in questo foot se l'agilità e l'equilibrio sarà veramente importante come lo è stato in foot 20. Per un 75 vedere queste stats secondo me veramente interessante, un prezzo secondo me accessibile
può essere interessante a inizio foot. Magari anche una coppia d'attacco Suarez, Muriel, Zapata, insomma, ci sta, ci sta. Come esterno, James, lo conosciamo tutti, velocissimo 95, è solo per la velocità che secondo me può essere buggato. Poi bisogna vedere un po' se avrà ancora le 4-4, potrebbe essere interessante. Il dribbling 76, buono. In generale non dovrebbe costare tantissimo. Adama, ovviamente Adama per un 79 delle stazze assurde, 96 in velocità, 86 in dribbling, 80 in fisico. Non mettetelo come ala, perché a parer mio non potrebbe essere incisivo per via del 66 in tiro e 68 in passaggio. Secondo me come esterno ci potrebbe star meglio con quella velocità e quel fisico che è il dribbling, che secondo me dovrebbe avere anche le 4 di skill, 4-4 anche lui, non lo so di preciso, ecco, sto ipotizzando, perché cambiano da un anno all'altro, possono cambiare le skill e il piede debole. Comunque Adama, carta che costerà qualcosina, però poi andrà a calare. Musa Sissoko, che secondo me anche quest'anno rimane un bel bagatello, con i suoi 187 cm di altezza e 91 kg di peso. Stats da 79 generale davvero interessante, quale 89 in fisico, 77 passaggi di difesa, 78 velocità e dribbling. Il tiro è 63, e quindi magari lo andiamo a mettere come centrocampista centrale o come CDC. Con queste stats anche questo risulterà essere, a parer mio, una bella carta buggata in velocità, ma anche in difesa e in fisico. Veniamo al prossimo difensore centrale acquistato da poco dal Manchester City, si tratta di Ake. Diciamo non è molto interessante, secondo me verso dicembre potrebbe già essere sopravvalutato, nel senso superato, però a inizio foot un giocatore olandese che gioca nella Premier può essere ibridabile, può essere interessante per la velocità, 74, 81 in difesa, 76 in fisico. Poi anche qui se li mettiamo un bello stile intesa con uno che aumenta velocità, difesa e fisico, siamo più coperti. Se non sbaglio dovrebbe essere ancora o spina dorsale, correggetemi se sbaglio ragazzi, perché gli stili intesa non me li ricordo tutti a memoria. Però inizio foot, almeno fino a novembre, sì, potrebbe essere metà novembre, potrebbe essere interessante. Poi dipenderà sempre dal nostro budget. Saint-Maximin, beh, questo assolutamente stramega buggato, 5 di skill già si sa, piede debole forse 4-3, vedremo. Ed è un esterno sinistro che veramente abbiamo imparato a conoscere. A me non è piaciuto particolarmente su Foot 20, vedremo su Foot 21 se avrò l'opportunità di provarlo. Le stats per un 90 in generale sono assurde, con 93 in velocità e 87 in dribbling. Queste due faranno, vedremo se faranno la differenza quest'anno. Il tiro è 70 con 72 in passaggio. Poi abbiamo le 5 di skill. Per un 80 avere queste stats secondo me potrebbe e sarà, a parer mio, una carta bella buggata. Veniamo all'ultima carta della Premier League e dovrebbe essere un oro non raro, Pulisic. Perché? Perché ha quella velocità e quel dribbling interessanti, è un 70 in tiro e un 72 in passaggio. Forse avrà le 4-4 o le 4-3, non lo so sinceramente parlando, però secondo me potrebbe essere l'alternativa più economica di un Maximin sulla fascia. Un 81 con belle stats, inizio foot, fino anche qui fino a fine novembre, metà dicembre potrebbe essere una bella cartina, a parer mio. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di queste carte, se siete d'accordo o meno. In descrizione troverete, cercherò di mettervi il link o nel primo commento, link per poter acquistare FIFA 21 a meno di 80, 70, 75 euro, precisione però ho messo 80 euro per correttezza. A meno di 80 euro, e commentate qui sotto con i vostri giocatori che saranno buggati della Serie A e della Premier League. Poi magari arriverà altri video sulla Liga Santander, Liga e Bundes. Ma ditemi cosa ne pensate di questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, hashtag NMF, così vi rispondo. Saluto e vi ringrazio, ciao belli.